Come dicevo, gli insetti da sempre svolgono un ruolo fondamentale nella Le natura. flora schede! Purtroppo, con l'edificazione e lo sviluppo dell'agricoltura, il numero di insetti è drasticamente diminuito. Ma se guardate con attenzione, potete trovarne anche nei vostri giardini. Per compito, vi chiedo di osservare quali specie di insetti esistono nelle nostre zone. È tutto chiaro, ragazzi? Avete sentito? Gli insetti ci sono anche dalle nostre parti. Non l'avrei mai immaginato. In casa mia non ne ho mai visti. Adesso che ci penso, nemmeno in giardino. A me è capitato di vedere qualche farfalla, niente di più. Basta cercare nel posto giusto. Gli insetti ci sono e come? Dove sarebbero, scusa? Mi raccomando, non fate rumore, altrimenti scappano. Wow! Ma questi sono scarafaggi giganti e ci sono anche i cervi volanti. Shh, silenzio! Sai quanti ce ne sono? Sono praticamente su ogni albero, è un'impresa disperata contarli tutti. Ehi ragazzi, guardate un po' qui. Sì, venite a vedere. Ci sono degli scarafaggi con delle antenne lunghissime. Il mio giardino è gigantesco. Non c'è da meravigliarsi che ci siano insetti di tutti i tipi. In mezzo a quei fiori si possono ammirare farfalle di ogni specie e colore che svolazzano tranquille. È ovvio che nei vostri giardini non abbiate mai visto un insetto. Nemmeno una formica vivrebbe in uno spazio così limitato. A volte su Neo è così sbruffone. Lo so, ma bisogna ammettere che ha ragione. I nostri giardini non possono competere. Il suo è troppo bello. Sì, però è una cosa così umiliante. Doraemon! Ti prego, devi aiutarmi. Voglio un giardino più grande. Un giardino più grande? Ma che cosa ti salta in mente? Il maestro ci ha detto di osservare degli insetti, ma non posso farlo perché il nostro giardino è troppo piccolo. Calma, non ho capito niente. Parla con più calma e spiegati meglio, per favore. Va bene, comincio tutto da capo. Adesso ho capito. Avete il compito di osservare gli insetti che vivono in questa zona. Proprio così. Nel giardino di Suneo ci sono tantissimi scarafaggi e farfalle. Scusa, Nobita, ed è solo per questo motivo che vorresti un giardino più grande? Ma come solo? Mi sembra una ragione sufficiente. Perché ho trovato la soluzione che fa per te e non c'è bisogno di un giardino più grande. Lora schede! Queste schede rappresentano tutti i tipi di piante e di fiori che esistono in natura. Ecco qua. Ora ti faccio vedere come funzionano. Basta appenderne una alla parete e in pochi minuti attirerai gli insetti. Ti spiace aprire la finestra, per favore? Va bene, ecco fatto. Sicuro che funzioni? Sicuro, abbi fiducia, Nobita. Ecco il primo che arriva. È una farfalla cavolaia. Incredibile, è andata a posarsi sul fiore. È pazzesco, sta cercando di succhiare il nettare. Guarda che non sta cercando, lo sta succhiando veramente. Cosa credi? Ma com'è possibile? È solo un disegno. Sì, ma anche se non è un fiore vero, il nettare esce lo stesso. È per questo che gli insetti si sentono attratti. Fantastico. Così adesso sappiamo che in questi paraggi esistono le farfalle cavolaie. Che bello, su, avanti, proviamo con altre schede. Ok. Wow, non ci posso credere. Hai visto quanti tipi di farfalle vivono nella nostra zona? Sono anche molto belle, non ti pare? Già, il maestro aveva ragione a dire che gli insetti sono tanti. Per fortuna esistono ancora molte fattorie vicino alle città. E così gli insetti arrivano fin qui. Doraemon, questo che cos'è? È il tronco di un albero. Il tronco di un albero, sei sicuro? Chi ha disegnato questa scheda non è un artista. Mettiamola qui. Sono curiosa di vedere che insetti verranno. Oh, quella è una cicala. Anche lei vuol succhiare la sua dose di nettare. Ho un'idea, voglio provare a prenderla. Oh, che peccato, mi è scappata. Non mi direi che tu credevi davvero che si sarebbe lasciata catturare così facilmente. Si può sapere che cosa stai facendo? Se pratichiamo un'incisione nel tronco di questa quercia, così uscirà un nettare dolcissimo che attirerà scarafaggi giganti e cervi volanti. Dici sul serio? Ah, non vedo l'ora che arrivino. So io come attirare gli insetti. Eh già, non sanno resistere al miele. Su belli, venite a mangiare. Non capisco perché ce n'è solo uno. Che cosa sta succedendo? Dove sono gli scarafaggi? Oh, se ne sono andati via tutti. Ah. Hai visto quanti ce ne sono? È incredibile, non è vero? Doraemon, perché non li facciamo vedere anche a Shizuka? Le farebbe piacere. Va bene, andiamo da lei.
Ciao, Shizuka! Ciao, Nobita, Doraemon! Stavo cercando gli insetti nel mio giardino, ma finora purtroppo non ne ho visto neanche uno. Sono venuta a mostrarti una cosa semplicemente straordinaria! Una delle trovate di Doraemon! Proprio così! Ecco, basta appendere questi disegni alla parete e arriveranno un sacco di insetti! Ne sei sicuro? Certo, si chiamano floraschede! Guarda, sembra un gioco interessante! Fammi vedere, voglio capire bene! E così con queste potrò attirare tanti scarabei da fare invidia a quello sbruffone di Suneo. No, Gian, ti prego, ridammele, volevo prestarle a Shizuka. Sta zitto, chiudi il becco. Visto che ci tieni tanto, allora facciamo metà per uno. Prendi. Doraemon, hai visto? Gian, se ne portate via metà. Non ti preoccupare, quelle che ti ha lasciato sono sufficienti. E poi nella fretta quel pasticcione ha preso le schede senza fiori. Non gli serviranno a molto. Non vedo l'ora di provarle, chissà quali insetti arriveranno. Questo che razza di pianta è? Boh, chissà, proviamo ad appenderla. È stupenda, deve essere una libellula. Oh. Oh, beh, pazienza, tanto ho ancora un sacco di schede da provare. Vediamo un po'. Ah, le farfalle notturne! Ah, via, ciao, andatevene via da qui! Possibile che non arrivi neanche un insetto un po' carino con queste schede! Oh. E adesso vediamo le altre. Cosa? Una fetta di torta e degli avanzi di cibo? Come fanno queste cose ad attirare gli insetti? Oh no, le formiche! Cos'è questo? Ah, una scarabaglia! Devo sbarazzare di tutti questi brutti insetti. Confesso che per un momento ho avuto davvero paura. E ora cosa me ne faccio di queste schede? Forse è meglio buttarle via. Speriamo di trovare qualcosa di più interessante. Con questa credo proprio che riuscirò ad attirare un sacco di insetti. Mi stavi dicendo che alcune floraschede possono attirare anche insetti molesti? Proprio così. Anzi, le schede senza fiori sono le più pericolose. Chissà come se la sta passando Gian. Ehi Gian, mi senti? Ehi, Gian! Rivoglio indietro le mie schede! No! Aiuto! Scappiamo! Doraemon, presto, fa qualcosa! Ti prego, falla sparire! Fuggano! Niente! Dobbiamo correre più veloce che si può! Ce l'abbiamo fatta per un pelo! Non capisco perché abbiano attaccato anche noi. Che cosa c'entravamo? Spero che a Shizuka non sia successo niente del genere! Shizuka, siamo noi! Ciao, sono contenta che siate tornati. Sei stata aggredita da uno sciame di api inferocite. No, in camera mia ci sono soltanto farfalle e libellule ed è un vero spettacolo. Ah. Wow, che spettacolo incredibile. A quanto pare tutte le farfalle e le libellule della zona si sono date appuntamento qui in camera tua. Non avrei mai pensato di poter assistere a qualcosa del genere. Già, dobbiamo trattarle con molto rispetto. Certo, Doraemon. Io non riesco a capire, certo che è strano. Le farfalle e le libellule sono sparite dal mio giardino. Povero me, sono disperato. Ora come faccio a finire il compito? Ehi, Gian, aspetta, dove vai? Lo skateboard è mio, non voglio che me lo rompi. Non agitarti così, appena avrò finito di usarlo te lo restituisco. Presa! Questa è una delle floraschede che Gian si è portato via l'altro giorno. Ah, che peccato, guarda, è tutta rovinata. Osserva meglio, le foglie sono state mangiucchiate, perciò ti sembra rovinata. È vero. Ci sono anche dei bozzoli. Le farfalle hanno deposto le uova da dove si sono dischiuse le larve, che a loro volta hanno mangiato le foglie e hanno formato i bozzoli. Ma sicuro, adesso ho capito. Guardate, si sta muovendo. Fra poco si trasformerà in una farfalla. Attenti, non succede spesso di vedere una farfalla che esce dal bozzolo. Puoi fermarti? Oh. Ma che cosa stanno facendo quei tre? Boh, non ne ho idea. Ehi, che succede? Gian, perché hai buttato via una delle mie floraschede? Scusa, che cosa vuoi da me? Quella scheda attirava solo orribili insetti. Cos'altro potevo fare? Non si buttano le cose degli altri! Dai, lascia perdere. Calmatevi, non è il momento di discutere. Adesso c'è una farfalla che sta uscendo dal bozzolo. È uno spettacolo unico, non vorrete perderlo, spero. Che vuoi che mi importi di un bozzolo? Già, oltretutto il compito l'ho già terminato. Avanti, andiamo a divertirci con il tuo skateboard.
No, è pazzesco. Che insensibili. Guardiamo il bozzolo. Guarda, sta uscendo la farfalla. Com'è bella. Guardate com'è grande! Che spettacolo, ragazzi! Guardate che bei colori! Oh! Ha spiccato il volo! È volata via in un battibaleno! Sì, è stata bravissima! Non ci sono più molti campi qui intorno, ma la natura offre sempre spettacoli fantastici! Già, smettila di fare il prepotente! Voglio il mio scherzo!